Ragazzi, non vi nego che sono malato per le modifiche, ma è qualsiasi cosa, ogni volta che mi viene sotto mano, mi viene sempre un motivo per volerla modificare. Modificato, mi ricordo, un televisore che comprai, uno dei primi plasma 60 pollici, dopo una settimana lo aprii dietro per migliorare la parte dell'immagine, avevo visto una guida per spostare dei trimmer dietro per migliorare il nero, feci subito la modifica. Comprato il fornetto per la pizza, subito modificato per migliorarlo. Insomma, ogni cosa che ho sotto le mani mi viene sempre un'idea, un qualcosa per poterla migliorare e poterla in qualche modo sfruttare di più. E da grande appassionato audio quale sono, perché sono stato anche sempre appassionato anche di musica, di audio video, di tutta questa parte qua, quando ho comprato il Reverb G2 con l'idea che montasse le stesse cuffie di Index, delle quali ero rimasto veramente molto colpito, quando le ho provate ho detto sì, sono migliori del primo modello, però c'è qualcosa che non va, non suonano uguali. Ragazzi, non suonano uguali. E per questo mi è venuta in mente un'idea, ma ve ne parlerò nel video. Sigla! Ciao a tutti e benvenuti sul canale. E come vi ho detto nell'antefatto, parleremo oggi di un sistema per migliorare l'audio del nostro amato visore dell'HP Reverb G2. E questo perché? Perché avendo provato in realtà tempo fa l'Index, del quale condivide un po' la tecnologia per come sono fatte le cuffie, il nostro amato Reverb, quando l'ho provato non ho provato quello wow che avevo sentito con quelle cuffie là. Si sentono molto bene queste qui. L'audio è buono, però mi manca un po' di volume, mi manca un po' di qualità. E una sera, praticamente, mentre giocavo, che me le sistemavo, ho fatto un attimo così e ho detto: ma si sente meglio? Si sente meglio. E da là mi è venuta un'idea. E che cosa ho creato? Ragazzi, un bel convogliatore. Dice: che cacchio è un convogliatore? Faccio prima a farvelo vedere che a parlarvene. Eccoci qua. Integrato in realtà molto bene con la cuffia, perché sembra in realtà una parte con cui esce di base anche il reverb originale. E questo perché? Perché per come sono fatte, vedete? Poi vi farò vedere anche da smontato, anzi, forse una la levo, vi faccio vedere come funziona. Questa la leviamo. In realtà questo è il convogliatore, che si adatta e si monta veramente con molta facilità la cuffietta. Questo perché questo tipo di cuffia, in questa parte qua, praticamente disperde molto il suono che va verso il nostro orecchio. Per come funziona il suono, in realtà se tu lo convogli in maniera un pochino più diretta, si acquisisce un pochino più di bassi, un pochino più di alti, un pochino più di colore nel suono, di profondità, anche sulle medie, un po' di tutto, piuttosto che questo suono che si propage in questa direzione qua. Utilizzando il convogliatore, dov'è? Eccolo qua, praticamente il suono lo riusciamo a direzionare un pochino di più verso il nostro orecchio. Ragazzi, naturalmente non si stravolge la qualità audio del visore, però vi dico che è quel pelino in più che dà un pochino più di corpo a tutto quanto il comparto audio del visore stesso. Si monta veramente con estrema facilità, perché veramente l'ho creato al decimo e si integra molto molto bene. Ecco qua, fa lo scattino e si integra davvero molto bene con il visore. Vedete com'è? E effettivamente, per quanto mi riguarda, trovo giovamento da un suono un pochino. Innanzitutto si aumenta anche un pochino il volume, perché ripeto, sempre per un discorso di direzionamento, il volume è un velo più alto di com'è utilizzato sempre. Io ho fatto varie prove mettendolo, togliendolo, mettendolo mentre ascoltavo della musica, provando a toglierla.
e veramente si acquisisce un bel po' più di corpo nel suono. A me è piaciuto molto. E l'idea è nata in realtà da anche altri sistemi che esistono, per esempio già in natura, come, non so se li avete mai visti, sono dei poggia cellulare che hanno un convogliatore sotto che vi sparano, vi fanno un pochino da cassa armonica e vi sparano il suono. In realtà, senza aggiungere nulla, sentite un suono molto più amplificato, perché direzionato, con una cassa armonica che fa parte dello stand del cellulare. In questo caso non c'è niente che fa da cassa armonica. Immaginate anche l'audio di un teatro, l'audio di un'arena, come erano costruite le arene, erano fatte proprio per rifrangere il suono e farvelo sentire in un modo diverso. Questo tipo di sistema qua non fa altro, infatti, alla fine, molto semplicemente, che rifrangere il suono e direzionarlo meglio verso l'orecchio. Una cosa stupidissima, banalissima, che secondo me sarebbe stato carino anche da parte di HP, e in realtà immagino anche su Index questo si possa fare, e veramente secondo me migliorerebbe ancora di più anche l'audio di quel visore lì, ed è una bella idea. Non l'ho mai vista in giro, quindi posso tranquillamente attribuirmi la paternità dell'invenzione. E spero che la cosa vi piaccia. Per qualsiasi informazione, mi ricordo sempre che volete chiedermi per qualsiasi cosa delle mie mod e di queste cose che, diciamo, propongo nei video, sotto trovate tutti i link per potermi contattare e visitare anche la mia pagina, perché vi ricordo, se i miei contenuti vi piacciono, i miei video vi piacciono, mettete un bel like, iscrivetevi al canale e andate anche a vedere la mia pagina Facebook MDS Simparse, dove racchiudo un po' tutte le mie idee. Ci vediamo alla prossima, ciao ciao.